riparte Tinto, decollo. Guarda fuori, guarda un po', questa è la Verde Umbria, no? Tu pensi a uno scrigno di saperi, di sapori, c'è l'olio extravergine d'oliva, c'è il vino, c'è l'arte norcina, ma non solo, poi ci sono le grandi coltivazioni di farro, lenticchie. Ma di grano, di lenticchie, magari dopo ci andiamo. È una terra che è solcata da molti corsi d'acqua, fiumi importanti, il Tevere tra tutti. Noi ci sposteremo verso i Monti Sibillini, arriveremo fino a Norcia. È una terra che è contenuta dal Lazio, dalla Toscana e poi sotto c'è l'Abruzzo, le Marche, l'Emilia-Romagna. È uno scrigno e contiene dei tesori, è una terra che io amo molto, è una terra di passaggio. Però scendiamo, va che è meglio, mi garba più lunga, mi sa dal basso. No, dall'alto è stupenda. Vedremo il carapace. Carapace è primordiale. Sì, sì, sembra l'Armageddon. Disco volante quasi. Non si capisce. Lo scarafaggio. C'è qualcuno? Schiaccialo, vai. Sì, uno stercoraro. C'è qualcuno che dice sia la rappresentanza della forza della terra che viene fuori come una bolla di energia. Qualcuno che dice che sia invece un disegno del destino. Oh, eccolo il carapace. Non farti scherzi. È un'opera unica. È fatta dal maestro venerabile. Pomodoro? Sì. È proprio la costruzione che evoca, è estremamente evocativa, è un'opera d'arte che... Atterrando Tinto, questo è il momento più pericoloso. Eccoci, speriamo che basti la pista, cominciamo e cominciamo male. Tinto, guarda che faccia. Oh.
Allora, da questa altezza a quell'altezza. Ciao! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Vai, vai, vai! La mano! Ciao, aiuto! Buongiorno! Buongiorno, vedi che ci vuoi accomodare, Pinto, buongiorno! Ah, ciao Francesco! Ciao! Che bel viaggio che è stato in aereo! Abbiamo visto quanto è bella questa terra, no? Bella l'Umbria, l'Umbria è bella tutta, no? Bellissima, sì, stupenda! Senti, da un aereo a un altro aereo, ma che ci fai con questo? Perché io pensavo di andare alla Piana di Castelluccio per le lenticchie, invece mi dicono che le lenticchie buone si fanno qui. Ma le lenticchie buone si fanno anche a Castelluccio, per carità, ma qui le facciamo uguali a quelle di Castelluccio, perché il seme è quello, i terreni uguali, qui il tipo di terreno riesce a fare delle lenticchie con colori variegati. Ah sì, e rimangono sempre piccolissime, no? Francesco, senti una cosa, ma in sto trattore tecnologico c'è la radio? Adesso facciamo un casino sotto il profilo della polvere, ma qua dentro stiamo come, come signori. Parlato di questo tuo risotto, se ne parla in giro, risotto, no. risotto, quanto è buono questo risotto con le lenticchie, che è già una cosa anomala, un po' strana, no? Allora sì. Io sono venuto apposta per romperti, come si fa questo risotto con le lenticchie, che a me mi suona strano? Mi suona strano. Un guanciale. Un guanciale. Allora, trattasi di un risotto, diciamo, classico come procedura, sì. E qui fai il fondo, vedo che c'è il fondo con cipolla. Con cipolla, sì. Se la trito fina fina. Sì, sì, sì. Facciamo due porzioni, va bene? Ok. Sono le lenticchie buone da dare a Andy per farci il piatto? Perché va bene lavorare, però ogni tanto anche mettere dentro qualcosa. Allora, questa aziendina ne produce 500 quintali, che non sono poche, sono anche. Ti bastano? Sì, a voglia, oh! Quanti anni sono che fai questa cosa qui? Questi sono 18 anni. Che fai questo risotto? Perciò funziona. Vedo che usi un bel carnaroli, eh? Sì, sì, sì. Tiene molto bene, è straordinario. Brodo. Bello, bollente, se no ogni volta che andiamo a mettere il brodo freddo si blocca la cottura. Bisogna... diventa un macello. Non deve. L'hai salato il brodo? No. Bravo, ti voglio bene. Salvia. Salvia. Rosmarino. Eccolo qua. Bello questo. L'hai preso adesso? Appena questo? Cotto. Aglio. E le lenticchie. Adesso spiegami un po' questo procedimento che vai a fare. Adesso facciamo un battuto con la salvia. Il guanciale. Rosmarino. Aglio. Aglio, aspetta che faccio un lavoretto. Grazie signorina, grazie, grazie. Dai Tinto, devi sempre fare il pirla. Vieni, che siamo in un museo che ha dell'incredibile. Francesco, come ti è venuto in mente di trovare tutti questi trattori e metterli qua dentro? Un hangar per questi bellissimi reperti dell'agricoltura. Io vengo da una famiglia di coltivatori diretti e di trebbiatori che mi hanno trasmesso questa passione. Ho capito, perché ci hai preso anche in giro dicendo andate a fare
la semina come si faceva una volta, sei arrivato dietro con un tir e hai seminato in 10 minuti tutto il campo. Mi dispiace, chiedo scusa, ti ho fatto prendere un po' di polvere, ma comunque fa scena anche la polvere, io ne ho mangiata tanta negli anni. Ma pensa una volta che per fare ettari, ettari, ettari a mano così, a camminare. Ci volevano giorni, settimane, mesi, adesso invece con una giornata riusciamo a fare con queste macchine qua cose incredibili, no? Lo sai cos'è la cosa incredibile? Che non l'abbiamo ancora mangiata la lenticchia. Tu chiacchieri, 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 sei brava a parlare, però io la vorrei assaggiare, quindi mi sa che Andy ce la prepara. Beh, io non è so bravo a parlare, sono un chiacchierone. Sì, andiamo a mangiare, Attilio, ti va bene così il battuto? Benissimo, benissimo. Questo fatto bello il battuto, adesso lo passi un attimino con un filo d'olio. E si deve sciogliere. Si deve sciogliere. Le lenticchie, eccole qua. Queste l'hai prelessate. Prelessate. Come? Con verdure, con solo acqua? Pizzico di sale. Io lo lascio un po' più morbido di te. Ok. Ti basta così? Sì. Il pecorino? Dimmi tu, basta. Basta così, basta così, basta così. Guarda che c'è. Chi è? Vai. Fai che si diventa bello solido. Ma che bello solido, questo deve stare all'onda. Quando lo metti nel piatto deve fare, oddio. Oh mamma mia, aiutami tu. E a mettere ancora. Oh mamma mia, santa, lo porti a tavola. Adesso devo riposare. Devo riposare un attimo, anche noi. Tu vuoi fare la fatica, ti chiamo me. Uff. Sì! Madonna, ti voglio. È bello il piatto, eh? Prego. Mesci. Montefalco Rosso. Questo bel Montefalco Rosso non è tanto lontano, Montefalco. Abbiamo le nostre lenticchiette belle, queste qua, vedi? Il fatto è che quello che diceva Francesco è vero, perché vedi come sono piccole, poi tutte colorate in modo diverso. Il concetto è quello, quando la lenticchia è piccola piccola cuoce meglio, diventa eccezionale. Speriamo che Andy non abbia fatto le sue solite boiate. Oh, buongiorno! Risotto con le lenticchie! Non ho capito! Risotto con le lenticchie! Con le lenticchie! Lenticchie! Ma mi spieghi un po' la consistenza, sì, del risotto, perché il risotto non va maltrattato come no, otto il passerotto. No, è servito immediatamente, perché se si ferma si opacizza. Ah. Oh, ho cercato di dare un punto centrale, focale, a questa creazione dello chef Adia. Buongiorno, ciao, chef! Ciao, chef! Che bello chef che sei! Sai che assomiglia allo chef? Lo so! È fantastico! Di quel test, di che sia, non mi ricordo. Di Ratatouille! Sì, Ratatouille! Possiamo mangiare? Prego! Qui c'è un segreto suo che non vi vado a raccontare. Va fatto espresso.
Sì, ma fa. Cara Tigli, ti voglio bene. No, qual è il segreto? Questi bravi signori. Lui fa una cosa antica che si chiama il lardo lacciato. In questo caso qui non ha usato il lardo, ma bensì il guanciale. Va tutto battuto con salvia e rosmarino. Bravo, quindi va tutto battuto. Senti, questo è il segreto. Prendi questa. Sì, è la salvia. Oltre a essere un sapore, un odore meraviglioso, è anche allucinogena. Vai, perciò se ti lascio quella, vai. C'ero bisogno. Ne hai bisogno. Ciao. Ciao. Ah, meno male. Una fame. Detto che bisogna andare verso Bevagna, dove si beve e se magna. Bevagna. Sembra che debba apparire questa cosa, che non abbiamo ancora capito esattamente che cos'è e com'è. Dicono che sia questa opera del grande maestro, perché poi sì, è l'opera del maestro, però è anche il fatto che ti fanno il vino dentro. Ciao Alessandro, ciao Giorgia, come stai? Bene? Bene, tu? Bene, ciao. Tutto a posto? Ciao Tito, come stai? Bene. Allora, Fede mi ha detto che qua c'è tutto il discorso del maestro, ma pomodoro, detto... e il carapace, poi il misto. Cosa fai? Il carapace è ancora chiuso, voi non dovevate venire già adesso. Ma noi siamo passati con l'aereo, abbiamo visto dall'alto questa cosa strana, sembrava, lo sai, cerchi nel grano, sembravano cose evocative. Allora abbiamo detto, andiamo giù un po' a vedere. A questo punto ve la faccio vedere da dentro. Dai, ah, si può? Andiamo nel carapace. Dai. Questo è un privilegio rarissimo. Dai. Andiamo ancora in Europa, ricordatevelo bene. Dopo di lei. Ma dobbiamo toglierci le scarpe? Per questa volta le lascio tenere. Ah, ok, va bene. Che roba è questa? Vi trovate all'interno del carapace di Tenuta Castelbuono, che è la prima scultura al mondo in cui si può camminare, parlare, mangiare e ovviamente anche bere un ottimo sagrantino. Ah, okay. Bella. Pomodoro! Risponde? Oro! Ce l'è. Castelbuono! Ci sentono fino sì, a Perugia. Sì, a proposito di Castelbuono, io e Giorgio andiamo giù, eh? Vabbè, un po' di sagrantino. Perché così? Tu e Giorgio? Andiamo. Ma io e Giorgio. A te lascio il carapace, la parte artistica, la filosofia. Io e Giorgio. Ciao, ci si vede dopo. Allora Tinto, stiamo scendendo lungo lo Ziggurat. Aspetta, che è la Zigulia, l'arancia, sulle caramelline? No. E quindi che è? Lo Ziggurat. Ziggurat, ecco. È un tempio sacro. Sì. Costruito nell'era degli Assiro-Babilonesi. Ah, però, cioè, c'eri già da quel tempo, ti conservi bene. Sì, come sagrantina. Invecchia, quindi questo tempio. Il maestro ha voluto costruire e ha pensato lo Ziggurat come unione tra il carapace sopra, esatto, e la nostra barricaia, che è il luogo in cui il vino invecchia. Quindi è una sorta di mondo capovolto. Esatto.
Questa è la baricaia, se ho capito bene è il vostro cielo un po', no? Sì, esatto. Quindi queste sono le nuvole e dentro? Esatto, dentro c'è il nostro sagrantino. Ah, quindi dopo un bicchiere di sagrantino comincerai a volare, sicuramente. Mi parlare di volare stamattina ho già dato, Questa non è solo una cantina, questa è anche un'esperienza, possiamo dire anche una visita artistica. Esatto, qua puoi bere vino. Museo a cielo aperto. È un mix, è una scultura fatta a dimensioni architettoniche, è una cantina vini. È una scultura che il maestro Pomodoro ha pensato e progettato guardando il territorio. E gli è venuta in mente una tartaruga, il carapace è il guscio della tartaruga. Sei preparato, Eh sì, l'ho studiato. Ha una discoteca. No. Con questo sonoro, guarda che qua è bellissimo. Possiamo anche ballare qua. Che vino c'è qui? Qui abbiamo in barrica abbiamo il rosso di Montefalco, mentre in tonneau abbiamo il sagrantino e in botte grande ancora il sagrantino. Ho capito, però siccome nella botte piccola c'è il vino buono, ma il vino buono lo teniamo ancora qua. Io voglio assaggiare il sangue del carapace che è il sagrantino. Sì. Posso? Assolutamente. Sono in grado, sono te? Che fa? Ti propongo una sfida, lo spillerai tu. Quanto mi garba Giorgia fa questa cosa qua nella botte, Anzi no, nel tonno, perché questo è il tonno. Bravissimo, sì. Allora, con il ladro, tolgo il tappo. Togliamo il tappo, sì. Ok, lo butto via, No? Perfetto. Serviva il tappo? No, no, non serve mica più. Ok, allora, metto l'arnese dentro, sale. Salito? Sale. E non fa male, avvicina, mettilo proprio ci sotto, sei? Vai, ok, bellissimo, ok, mettiamo giù, sale, quanto ci sta qui nel tonneau? Sta un anno in tonneau e un anno in botte grande, che è la botte che vedi alle mie spalle. Partiamo dal naso, a che si parte? Dalla vista. Dalla vista, vista. Sì. Colore rubino molto intenso. Sì, cioè. Poi? Questo è un rosso. È rosso? Ma non ci credo, veramente? Cioè, è astronave. A me magari sembra di sì. Poi, naso. Naso. La prima cosa che percepisci è la mora. La mora, infatti sì, sei mora, quindi. Mora. Poi finalmente si assaggia. Sagrantino è un vino molto persistente, di una grandissima struttura, potente. Va bene un aggettivo, potente. È un vino longevo che sta in botte più vecchia, più diventa buono. Guarda, ma è buono, bravissimo. È finito. Tu vedi a 360 gradi tutta la valle con tutti i filari di Sagrantino intorno a noi. Poi adesso che è scuro si vede tutta l'illuminazione artificiale. Beh, qua puoi vedere fino a Spello, puoi vedere molto lontano e vedi tutta l'Umbria veramente. Oggi ti faccio bere solo da sotto nella barricaia, ma sennò potresti entrare dalla porta, venire qua, prendere un Sagrantino, una bella giornata, sederti qui. Con Giorgia, a tenere compagnia vengo su. Perché con mano vuoi stare? No, meglio Giorgia, andiamo giù. Dai, andiamo. Vediamo se ti ricordi. Sì, allora, dunque, rosso, no? Vero? Mi sembra. Bravi! Ragazzi, ciao! Uno e due, simpatici. Come, Bravi, bravi. Chi non beve? Compagnia è un ladro, una spia. Tranquilli, Tu, allora, tu ladro, subito sei spia. Vai. Ok. Siamo giusti qua. Siamo giusti. L'Umbria è piccina, ma le strade. Sì, solo che noi siamo in pianura. Devi salire, devi andare sui monti sibillini. Sibillini. Ti piace sibillino? Sì, perché no? C'era questa cosa. Sire! Il mio. Che c'entra? Quello era Sir Bis. Robin Hood. Vabbè che le foreste qua potrebbero anche essere la foresta di Sherwood, ma in realtà
la Sibilla, c'è l'antro della Sibilla, no? Le Sibille parlavano in modo ambiguo, per quello che si dice non essere sibillino, non che non devi essere un monte, non devi essere ambiguo quando parli, parla chiaro. Dillo, dillo, dillo forte. Si va a Norcia! Si va a Norcia! Cosa fai tu? Il coglione. Ma quello lo fai sempre? No, oggi lo faccio. Sì. Ma non è una novità, Tinto. Come non è una novità? Oggi voglio fare il coglione. Ma lo fai tutte le volte. Ma ho capito, ma oggi lo voglio fare. Quale? Bene, i coglioni de mulo. Ah, ok, allora tu devi andare con Nedo di lì. Io vado con Dante a fare il prosciutto di Norcia. Ci si vede dopo, allora. Non esagerare. No, eh? Che figurati. Sai che poi un coglione lo fai, tu due coglioni. Dici? Dai. Allora, ciao Nedo. Ciao. Com'è? Va bene, va bene. Possiamo incominciare. Coglioni de mulo o di mulo? Di mulo. Ma non sono proprio di mulo. No, questo sono di carne di maiale, speciale tra l'altro. Questo è il coscio dove noi prendiamo questa carne per fare i coglioni de mulo, perché è un insaccato speciale. Senti, questo è lo stesso coscio che usa Fede per fare il prosciutto? Sì, esatto. Fede, è questo, è lo stesso. Sì, è lo stesso, infatti questo è il prosciutto di Norcia. Di Norcia, italiano? Beh, solo italiano, ma è importante una cosa, che la cosa? Genetica. La mamma, ecco, no, l'argivite in inglese, la mamma. La mamma del maiale è maiala. La maiala. E il maiale deve essere un landrax olandese. Il babbo è il landrax, la mamma... L'argivite inglese. Da quest'unione nasce il maiale grasso, grosso. Ma è importante l'amarezzatura. Il grasso che entra nella fibra. Ma ecco. Bene, facciamo questo prosciutto. Allora, la materia prima eccezionale. Ecco, adesso italiana di alta qualità. Che fai poi? Il nostro silvestro l'ha salato dietro, le parti superflue togliamo. Dante, sì. Non devi fare tu, ma voglio fare io. Ah, bene, ti bene. Devi insegnare. Tu sei mastro? Sì. E se sei mastro, insegna. Tinto, mi insegna mastro, Ma là siamo a posto, Lui ha imparato da San Benedetto. Allora, Nedo, due coglioni, sono questi qua e il prodotto finito. Prodotto finito. Però, vediamo proprio come si fanno e lo devo fare io. Questa è la carne che abbiamo macinato, quindi è già pronta. Ora bisogna passare. Inizia con l'aglio. Sale. Sale. Poi i buchi? Sì, fai questi buchi. No, fammelo fare a me, scusa, giù, Nedo, se no io dopo io... Il pepe. Perché il norcino è norcino anche a Parma? Perché il norcino è norcino anche a San Daniele ed è norcino a Roma, così come a Cosenza? Perché Norcia, che è un paese agricolo, l'inverno non aveva lavoro per tutti, allora i ragazzi andavano a fare il garzone, cioè, tra virgolette, in tutta Italia. Ah, hanno portato via il sapere, no? Il salumiere lo chiamano norcino e oggi norcineria è sinonimo di salumeria. Hai capito, Tinto? Ho capito, ma noi diventeremo norcini oggi, Allora, Nedo, si è messo il vino, che vino è? Vino rosso del Montevalco? Questo è il rosso del Montevalco. Ah, ok. A te quanti anni è che fai il norcino? Ho iniziato a 11 anni. E anche i tuoi figli lo devono fare. No, no. E poi i figli dei figli. I figli dei figli dei figli. Sì, i figli dei fiori, Tinto. È vero. Allora, qua cosa dobbiamo fare? Sì. Laviamo il prosciutto. Laviamo, il babbo tuo che diceva, Dante? Che lui era nato unto. Unto di maiale. Di maiale. Che dobbiamo fare adesso? La salatura. La salatura. Eccola. Poi viene messo a riposo lì in piano. Dove? Su una cella a 4 gradi. Faccio io, me la cavo ancora, anche se ho un'età. Ora lo mettiamo nell'insaccatrice e poi facciamo il coglione di mulo. Ok. Ogni settimana vengono rimassaggiati, tolto il sale e rimesso il sale nuovo. Dopodiché vengono spazzolati e alzati e messi a riposo, come si dice. Ho capito. Dopo due mesi ancora vengono lavati, acqua tiepida, asciugati per una settimana a temperature 16-17 gradi e poi vengono messi appesi e comincia
la stagionatura. E a 6 mesi, 7 mesi cominciamo dal primo velo di sugna per tenerli morbidi. Ma perché si mette la sugna? Perché altrimenti farebbe la crosta. Allora, io giro la leva e te metti il budello. Basta? Stop. Non so spomi. A questo punto mettiamo il grasso. Quindi lo metti da ultimo? Da ultimo. Non lo metti nell'impasto? No. Vai, lo spago. Pinto, noi abbiamo già finito, già 10, Ti sbrighi? Guarda, l'ho fatti, eccoli. Bravo. Quello di destra pesa un pochino di più. Ma lo sai che quelli lì sono quelli che hai fatto venire a me aspettandoti? Ma no, ma guarda anche che bel perché prodotto. Guarda, noi abbiamo già fatto anche la stagionatura nel frattempo, questo ne hai fatti solo due. Mazza. Questo è il prodotto finito. Yes, I have. I played in California. There ain't too much I haven't seen. Tinto, respira, guarda che panorama. Guarda dove ti ho portato. Cosa ti viene voglia di fare da quassù? Che è la natura. Poi noi uomini possiamo. Poi è pipisanta. Tintola Verde Umbria. Bello, questi sono i monti? Sibillini. Mi hanno detto che da queste parti c'è un casaro che fa tutto biologico. Ah. Le pecore sono suo, il latte suo, il formaggio suo, fa la ricotta buonissima. Si sente l'odore del siero che arriva da lontano. Siero. Senti. Eccolo, Antonello. Ciao Antonello. Ciao. Antonello, ma è vero quello che si dice a Norcia, che tu sia completamente biologico dalla testa ai piedi? Da cima in fondo. È vero quindi? È vero, meno male. Bene. Allora, andiamo a fare la ricotta. None, io vado a contare le pecore, te ce n'hai? No, no. 200? 200, sì. Non farlo. No, non sì, perché? Ma è pericoloso. Ma che ci vuole? Sono 200 pecore e ci sono i cani. Ma sì, i cani mi aiutano. I cani mi aiutano. Vieni a fare la ricotta. No, ciao. Antonello, uomo avvisato, mezzo salvato. Guarda, quello te le perde tu, cavoli tuoi, te l'ho detto. Antonello, ma devo girare perché sennò che succede? Sennò rischiamo che si brucia. Ah, e poi sa di bruciato. E poi sa di bruciato. Che formaggi sono questi? Questi sono tutti formaggi freschi. Ah. Caciotte e la ricotta. Ah, questa è la ricotta? Questa è la ricotta. Cioè questa è quella che stiamo facendo anche questa lì? Questa sì, quella che stiamo ma facendo. Ma mi spieghi il concetto della ricotta, cotta due volte. C'è qualcuno che mi dice che la ricotta non è un formaggio. Cioè il formaggio lo estraiamo dal latte. Dal latte. Siccome che non può essere estratto tutto quanto il rimane formaggio, il siero rimane il siero con dell'altro latte, dell'altro grasso. E che ci fai? Io metto un po' di latte o a secco. Ah, se così. Per cui con il fuoco la regolo. Cioè tu prendi quello che avanza, il siero che avanza dalla produzione dei tuoi pecorini. Sì. Lo rimetti a lo rimetto cuocere, sul la ricuoci. Questa non è aggiunta di latte, non è aggiunta. No, questa è aggiunta di latte perché la mettevo sul canestro. Oggi mi serve sul canestro. Quelle che faccio secche, quelle le faccio senza latte. Là, ancora. Non è. No, ferme. Non di qua, no. C'è l'acqua lì, forza, bevete un po'. Sì, c'è l'acqua, questo è frizzante e questo è naturale. Ai, ai.
Mi hai fatto stancare. Parte una, partono tutte. Che fai, scappate? Andiamo, brave. E vai! Oh, vienimi a guidare che ti faccio un disastro. Si prende? Si lascia scolare un secondo. Poi vado dentro. Dentro. Ecco, però poi è finito, cioè questo non si recupera più dopo la ricotta. No, quello lì no, quello si vai recupera. Maiali. Sì, vai maiali. Sai che mi hanno detto questa cosa qua, che le galline che bevono il siero poi fanno l'uovo più buono, più con buono. Il grado proteico più alto. So bad, she's a cat. Heard the cat say, please, let's get. Oh, John, oh, John, whoopa, whoopa, John. Come la mangi tu che la fai? Polvere di cacao e granella di cioccolato. Cavolo, sei un tanti lavorano con liquori, con i liquori vari. Sei un godurioso, eh? Quindi tu più come dolce la come ricotta. Dolce, sì. Deve solo rimanere lì a riposare? Scola e tra 2 ore è pronta. Profumo fantastico, buono, 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 bravo. Ciao Antonello, grazie. Capolavoro, bellissimo. It's upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like a forest fight for sunlight, it takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they are free. Tinto, che? Ma non si può. Come non si ma può? Sei matto, ma siamo nella piazza pedonale centrale di Norcia. Tinto, siamo davanti a San Benedetto, che è il patrono di tutta la città di Norcia. Tra poco incontreremo la nostra guida. No, no, te la incontrerai. Ancora? Guarda, c'ho la telecamera. Ma ogni volta ma sta no, storia. Ma io mi voglio perdere, la prossima sai. Volta ti fai il weekend da solo. No, no, no. No, guarda, vai tu. Guarda, cioè, guarda che... San Benedetto. Ho capito. Mi raccomando. Ah, guarda la mano. Sì, c'ha 3 dita. Lo sai cosa vuol dire? Sì, lo so. Cosa? La voglia. Con una vola autostop, se non mi dà un massaggio, ti dice con gli occhi, sa? No, e... ma no, è la Trinità. Padre, vale, Figlio, sì. Spirito Santo, sul mondo, no? Vabbè. Vedi che con l'altra indica il mondo. E ci si vede dopo, è meglio, va. Ragazzo Andrei mio. Camerino, so? Studia, va, studia. Abbiamo qui queste 2 quaglie, sì. Che già averle buone è difficilissimo. È difficilissimo. Allora tu ti prendi questa. Io prendo questa. Qui. È una carne eccellente questa, è una carne certo. Buonissima, però deve essere fatta come si deve, no? Io so che è una ricetta famosa, la gente viene qui per questa ricetta qua, perché è buona. Chi ti spaccia questa bestia? È roba locale? È roba locale, assolutamente. Ecco. Tutta roba locale. E la vai a disossare? Adesso la disossiamo. Every day people like you and me just wanna live naturally. Time taught you and you told me nothing gonna get us down. Can't you see? I said if it don't matter. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, io sono Tinto. Sì. Ah, ma voi non siete di Norcia? No. You? Ohio, USA. Ohio, ok. USA, I'm Stati Uniti. I'm from England. England, quindi God save the Queen. E you? Texas. Texas, ok. Questa è la The Church of... La Basilica di San Benedetto. Basilica di San Benedetto. Ma sapete l'anno?
No, grazie. Mi piace il prosciutto. Do you like the ham? Certo. Ham Norcia. Ciao, ciao, see you. Ciao. Turn down the lights, it's time to cool it down. Caterina! Ciao! Come stai? Bene. Allora, siamo arrivati a Norcia, io e Tinto. Sì, sì. Raccontami un po', che cosa c'è in questa Norcia da vedere, da non perdere assolutamente? Mente. Allora, molti edifici li vediamo già. Quindi Palazzo del Potere, abbiamo il Palazzo Comunale che rappresenta proprio la municipalità di Norcia, il comune. Sì, ma ho visto che però c'è il campanile. Queste un tempo suonavano i 100 tocchi e dopo 100 tocchi si chiudevano tutte le porte di Norcia, chi era dentro rimaneva dentro e chi era fuori ovviamente. Quindi questo è il potere entrava. Temporale. Quello sì, il... e poi abbiamo la Basilica di San Benedetto. Ma è la sua chiesa? Sì, è la Casa Natale di San Benedetto. È nato in chiesa? Abbiamo, no, sotto la chiesa. Diciamo c'era un edificio di epoca romana dove c'era il papà di San Benedetto. Quindi lui viveva là sotto. Benedetto è famoso per tante cose, però... La sì. Norcineria, cioè Norcia. Tu sei norcina anche tu? Io sono nursina. Ah, nursina, allora i gli abitanti. I norcini ci sono norcini. E fanno il loro lavoro molto. Allora, i norcini sono i quelli che lavorano. Sono gli abitanti. Sì. I nursini sono quelli che ci vivono. Sì. Altre cose da vedere. Sì, dai. La Castellina che è costruita dal Vignola. Ah, è quella. Oggi è il museo di Norcia, ma un tempo è stato sede del tribunale, prigione, quindi c'era di tutto. E soprattutto c'era il prefetto della montagna che governava tutta la montagna, dello quindi stato un altro pontificio. Potere. Un altro potere. Tre poteri, nella stessa piazza. Questo è l'importante. Quella è la cattedrale di Santa Maria Argentea. Ah. Ma sì. Le porte sono otto, la più importante? Diciamo quella più usata comunemente era quella più commerciale ovviamente. Questa infatti era via dei mercanti. Ah, là sotto c'è tanta gente, ma so che lì ci fu anche un po' una polemica. Sì, lì collocarono dei contenitori di pietra dove ci misuravano appunto i cereali. C'era il commercio dei cereali. I monaci per protesta, quando furono messe queste misure e c'era il commercio del grano, murarono il portale laterale della chiesa. E poi tutto intorno alle mura. Che è la cosa tutto più singolare che tutto circondata da mura. Queste mani che la tengono, sì. La cingono. I sabini e la protegge. Non le volevano le mura, no. Però i romani le costruirono. Quindi pre-romanica. Sì. Il ratto l'hanno fatto un qua. Il famoso rapimento delle sabine. Anche perché si dice che le donne di Norcia siano bellissime e quindi i romani se le sono portate via. Buongiorno. Ma che vi vestite così a Norcia? No, stiamo facendo uno stage di judo. Ah, di judo? Uno stage nazionale, qui sì. Qui proprio in Umbria? Proprio qui a Norcia. Bello! All'uovo! Ah, non scherzavo, è vero! Io andavo solo in bicicletta! A posto! Aiuto! Grazie, molto gentile. Come si chiama? Mario San. Arrivederci. Questo è tutto il giro di Norcia? Sì. Cioè, fatto qua, hai fatto poi tutto. Poi abbiamo le montagne, ovviamente. Il primo cerchio, diciamo, sono le mura. Il secondo sono le montagne che ci chiudono. Sei magnifica. Ormai su tutto posso andare. Grazie. Ciao. Io ho praticamente finito. Allora, a questo punto dobbiamo farcirla, preparare la farcitura all'interno. Quindi prendiamo i fegatelli. La stessa cosa facciamo con... questo lardo. Te lo spacchi un po'? Sì, lo spacchiamo in quattro pezzetti e lo rimettiamo dentro la farcitura. Chiaramente. Che gli dà se, questa carne magra, gli dà la grassezza, esatto. Che. Goccino di vino, di Sagrattino di Montefalco, ovviamente. Facciamo la salsa che accompagnerà. Lì volevo arrivare. La nostra quaglia. Prendiamo una casseruola, tu mi passi un pochino, un cucchiaio di miele, yes. Di robinia. Ci giriamo. E cominciamo a ridurre il padella. Facciamo riduzione. Deve ridursi di 2/3? Assolutamente. Ok.
vedo una spezia che a me fa impazzire. Il finocchietto selvatico è una spezia forte. Forte. Insieme al lardo che è già stato marinato con l'aglio, ricorderà la porchetta. Allora, sale. Col cucchiaio, un pizzico di sale. Pepe. Dobbiamo farcire la nostra quaglia. Lo arrotoliamo su se stesso, così, e lo chiudiamo lasciando il petto verso l'alto. E la nostra quaglia è chiusa. Allora, un pezzo lo prendo io, la rete del fegato del maiale. Messa a bagno precedentemente nel vino bianco e un po' di acqua. Chiudiamo di qua, chiudiamo di qua e gli diamo un giro soltanto. La nostra quaglia è pronta. È pronta per essere cucinata. Quanto sei tra... No! Adesso è il momento di tornare verso la pianura, perché dalle montagne si scende a valle, e andiamo a cercare Andy Luotto, che mi ha detto che ha vinto l'Oscar. Sì? Sì. A Bevagna gli hanno consegnato l'Oscar, non ho capito, ha chiamato prima e ha detto venite che ho l'Oscar, ho l'Oscar. Passiamo ai fornelli. Passiamo ai fornelli. Prima la rosoliamo a secco. Padella perché calda. Sennò, padella bella calda. Sennò rischiamo che l'olio raggiunga il punto di fumo e si bruci. Vai tu. Allora la mettiamo dentro. Così. Così. Nel forno per 16-17 minuti a 220 gradi. Questo è in contorno. Questo è il contorno. Aglio fresco. Prendiamo qualche punta di peperoncino, asparago, li saltiamo direttamente in padella, assolutamente non li lessiamo prima, eventualmente un goccino di brodo perché faccia un po' di salsa. La quaglia è pronta, sì. Gli asparagi li abbiamo saltati, sì. La salsa è pronta, è pronta. Adesso abbiamo il caprino da mettere nel piatto. Due o tre prese di pepe fresco appena macinato. Appena un filo d'olio. Prendiamo la salsa. Cucchiaio qua sul formaggio di capra. Cucchiaio intero? Sì. Li sporchiamo leggermente. Filippo. Eccomi qua. Oh, ciao. Ciao. Posa la quaglia. Ciao Filippo, la quaglia. Vinto, ciao Fede. No, la quaglia. Eccola qua. La quaglia ripiena di frattagli di quaglia stessa, di quaglia, il finocchietto. Questo che è? Aglio fresco. È un formaggio di capra, un caprino passato in una riduzione di Sagrantino. La quaglia. Tu parli, finalmente è quagliato, sì, tra tutte le ricette proprio la quaglia. E mangia sta cosa qui che è fantastico, sto piano, abbiamo lavorato un buon si arrabbi. Non si arrabbi, si calmi. Va bene così? Sì, perfetto. Ma va mangiato intera, come si mangia? Certo. Così? Prenda pure, signor Andy.
Allora, è buonissimo. Sottovalutavo la quaglia. Hai visto? C'è il pesce, c'è la quaglia in cucina. Ciao. 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 Quando si fa la quaglia, l'importante è farla bene. E soprattutto, non va mai mangiata d'estate, perché si squaglia. Vedi laggiù? Praticamente questi sono i monti Sibillini, sì, che si insinuano, creano poi questa valle piccola e stretta, e lì, se non mi sbaglio, a Serravalle di Norcia. C'è da fare un'attività che in questo periodo è perfetta. Sì? Sì. Ma è emozionante. Ti fidi di me? Sì, sempre, lo sai, io mi fido. Fai questo errore, però. No, io ho fiducia, anzi ho fede. Esatto. Questa è l'esperienza che meno ti dicevo, male, no? Sono contento. Ma come siamo a sto fiume, Cristina? Allora, ci stiamo per imbarcare sul Sordo, ma sul Sordo! Ah! E ci stiamo immettendo nel fiume Corno, siamo praticamente alla confluenza fra due fiumi. E lo percorreremo, l'acqua è pulitissima, si può fare il bagno, nella gola si può bere. Ma quali sono i comandi che non mi ricordo? Ah, ma non vi ricordate? Naturalmente avanti, dietro, destra dietro, sinistra dietro, stop! Naturalmente tutti giù! Ok. Grazie.